Ciao a tutti amici di Ciaccazione, eccoci qui all'anteprima di Inside Out 2, film di Kelsey Mann, l'attesissimo sequel del film Pixar, e siamo stati invitati anche alla conferenza stampa dove erano presenti il regista e il cast dei doppiatori delle emozioni, soprattutto delle nuove emozioni che fanno parte della mente di Riley. Ecco cosa ci hanno raccontato. Guardata, l'hai mai vissuto? E se ti sei divertita a marcare un po' l'accento francese per risultare ancora un po' più annoiata e un po' più snob, un po' più... Tantissimo. Devo iniziare con tantissimo, perché direi che questa cosa un po' blasé, lenta, un po' pesante, è super francese. A dare la voce all'ansia, poi insomma, cosa ne pensi? È vero che ad un certo punto, ad una certa età, arriva e poi... non ci abbandona più. Sì, è molto interessante il fatto che qui si parli di ansia a 13 anni, è veramente una cosa importante il messaggio che si manda, appunto è un'opportunità questa cosa qui. E mi viene da pensare al fatto che noi, io bambina o magari anche i miei genitori, noi avevamo sempre con immaginazione, no? L'angioletto e il diavoletto, adesso invece abbiamo tutte le emozioni di Inside Out, quindi è molto più ricca e questo determina effettivamente la conoscenza che continuiamo. Prima di tutto mi sembra ci sia una grande curiosità, molto più nelle nuove generazioni, di sapere come funzioniamo. Mi sembra ci sia più un'ossessione per questo, di conoscersi. Quindi questo film è andato perfettamente a rispondere a queste curiosità, appunto. E dar voce all'ansia è stato molto bello. Ricordo quando l'email c'era scritto "Sarai la nostra ansia!" Io, spero di no, sì, ma no, non lo so. Grazie. Grazie. E è stato... bellissimo, tostissimo, far parte di un progetto così importante è un privilegio e insomma spero che ansia sia simpatica, ma in quello, cioè, insomma, il film ha reso in maniera così intelligente l'ansia, specialmente c'è una battuta che appunto lo può capire un bambino e uno psicologo te la conferma, che il mio lavoro è quello di preoccuparmi dei problemi che non si vedono, ed è assolutamente perfetta, descrive alla perfezione che cosa fa l'ansia, che in realtà è troppo amore. E quindi la fa vedere anche in una chiave positiva, come il film, il messaggio vuole mandare. Ogni emozione la devi abbracciare e non devi provare a spazzarla via, non è cattiva, è per te.